Ciao a tutti, benvenuti nuovamente sul mio canale, io sono Pietro VRN. Qui siamo su Farming Simulator 19 nella Ravensburger Production, episodio numero 2 della serie. Dove eravamo rimasti? Nell'episodio precedente avevo raccolto orzo e paglia dal campo 10, avevo coltivato il campo 9. Oggi proseguirò le manutenzioni su questi due campi, però vorrei fare anche un po' di insilato dal campo in erba qui accanto alla farm. Che cosa è cambiato dall'episodio precedente? Ma innanzitutto ho preso qualche attrezzatura, ho aggiunto qualche attrezzatura, ho modificato il capannone che c'era da questa parte, un capannone chiuso, era troppo piccolino, l'ho sostituito con questo capannone che è praticamente gemello a questo capannone di default, mi piaceva e quindi l'ho sostituito. Ho aggiunto anche questo piccolo capannone triplo, ho preso l'aratro e questo erpice. In questo punto c'era una trincea che ho sostituito perché era troppo vicino al capannone, non mi piaceva la posizione e quindi l'ho tolta. Ho noleggiato questa imballatrice Galignani GV520 e questa Ursus come fare diciamo le balle d'insilato. Poi ho tolto la piccola botticella per multiliquidi, ho preso una Vertigo da 12.000 litri come carro miscelatore e per gli animali ho preso questa botte multiliquido da 15.000 litri. Questa è una botticella che può comunque trasportare anche latte e vari e altri liquidi, quindi all'occorrenza mi può servire per altri scopi. Poi ho preso questa raccogli balle che avevo già nella mappa brasiliana, mi è piaciuta e l'ho portata anche con me nella serie della Ravensburg. Allora io direi di non perdere altro tempo e di prendere il case bro e agganciare lo spargi calce e di cominciare a lavorare nel campo 10. Approfitto anche della generosità del modder e ora vi spiego il motivo. Praticamente all'avvio mappa ogni attrezzatura che sia spargi fertilizzante, seminatrici, piantatrici, eccetera, era praticamente rifornita. Era rifornita di tutto, quindi come prima diciamo manutenzione ai campi, come prima semina, eccetera, non avrò problemi di materiale perché generosamente il modder mi ha fornito un po' di tutto, poi ovviamente dovrò ricaricare i silos di stoccaggio, ma almeno all'inizio non avrò problemi. Ho notato anche che le texture dei campi sono in questa mappa rispetto a quelli di default sono diciamo modificati. Quindi io direi di non perdermi in chiacchiere, cominciare a fertilizzare, passare la calce viva e fertilizzare poi questi campi per quanto riguarda la semina, invece ancora non ho deciso, ma valuterò in seguito.
E allora, io direi di mettermi da questa parte. Perfetto. Questi erano due campi, il 10 e il 9, che erano già di base in questa mappa. L'unico campo che ho, diciamo, l'unico terreno in più che ho preso è questo campo in erba. A fianco proprio la stalla del bestiame, un campo di erba già bello pronto che ho inteso acquistare per fare, diciamo, fienagione, insilato, un po' tutto ciò che occorre per mantenere, per preparare la razione mista, quindi per alimentare la stalla dei bovini che prossimamente, appena avrò, diciamo, tutto pronto, attiverò. Questa mappa però in prevalenza l'ho, diciamo, scelta per fare produzioni, quindi in larga parte mi occuperò esclusivamente di, diciamo, di produzione, di fabbriche, produzioni. Come bestiame mi affiderò a questa stalla bovina, ma non farò altro. O almeno queste sono le mie intenzioni iniziali. Questa carica di calce è più che sufficiente per completare il lavoro, diciamo, su questo campo. Poi dovrò chiaramente rifornire un po' tutti quei silos che sono disseminati nella farm, ma a questo me ne occuperò dopo. Nel frattempo diamo questa passata di calce viva e pensiamo anche ad arare il campo, ma penso che affiderò il compito all'aiutante perché ho intenzione di dedicarmi a fare insilato, fare balle di insilato nel campo in erba che ho preso, quindi. Ok, direi di andare a parcheggiare questo spargicalce. Ripeto, tutti questi silos che vedete qua sono appunto silos di stoccaggio di calce viva, semi fertilizzante liquido, ovviamente però devono essere ricaricati. Hanno una capacità di 100.000 litri, all'occorrenza possono fare egregiamente il loro compito. Ok, passiamo il Bredal K105 e agganciamo l'aratro, aratro che si trova dalla parte opposta. Devo ancora prendere confidenza con questa mappa. Questo capannone però l'ho piazzato io stesso personalmente perché al suo posto c'era una trincea, ci si vedono ancora le tracce per terra. E allora andiamo sul campo 10 nel frattempo e mettiamo all'opera l'aiutante così si occupa di fare questo lavoro di routine, diciamo.
Vorrei anche vedere, prima di andare via, la texture della ratura se anche è stata modificata. Vediamo un po'. Sì, è diversa. È diversa anche la texture della ratura, bella. Ok, lascio proseguire l'aiutante, io mi aggancio al New Holland. Però prima di agganciarmi il New Holland vado a montare le gomme strette. E allora, mi sono anche piazzato questo, diciamo, punto, questa officina, diciamo, perché la farm non aveva, diciamo, un'officina, quindi, e allora andiamo a vedere un po'. Le gomme strette, perfetto. Configura, ok. Pagare e sorridere, ok. Andiamo a prendere vediamo la falciatrice. Ecco qua. Chiaramente non ho modificato, erano tutte attrezzature queste di base praticamente. Giusto qualche aggiunta come questo erpice, ripeto, questo aratro che mancava, la botticella, il carro miscelatore e queste due imballatrici. Questa imballatrice è quella, diciamo, avvolgi balle, giusto per occuparmi, diciamo, di fare fienagione e insilato per gli animali, ecco. Dunque, partiamo a fare un po' i contorni di questo campo in erba. Però noto già una cosa che non mi piace molto, è questi cespugli che non spariscono, non vengono falciati, quindi ma vabbè. Successivamente poi magari quando mi occuperò del campo farò una risemina, arerò tutto, farò una risemina come si deve e dovrebbero sparire, diciamo. Vabbè. Nel frattempo mi accontento di sfruttare questo campo in erba, è già bello e pronto, e cominciare a fare un po' di insilato in balle. Mi occupo di fare i contorni, diciamo, del campo. Vi dicevo che mi occuperò di fare produzioni prevalentemente su questa mappa e nel primo episodio vi avevo parlato di uno spiazzale, dei tanti spiazzali che ci sono su questa mappa dove diciamo, per comodità, si possono piazzare fino a 2/3 strutture, fabbriche per fare produzione. E la mia intenzione era quella di acquistare uno di questi spiazzali poco distante dalla farm. Vi avevo detto che l'avevo già individuato, però non vi avevo mostrato ancora il posto. Se non me lo dimentico neanche questa volta, appena ho un istante di
di tempo libero ve lo vado a mostrare, così vi mostro, diciamo, un po' dove vorrei piazzare queste prime produzioni, ecco. Completo giusto quest'altra fascia di falciata e mi fermo un attimo. E allora, fermiamoci un attimo qua, spegniamo. E allora, la mia idea era quella di... apriamo il PDA della mappa. Ecco qua. E allora, vedete, ci sono questi spiazzali qui, per esempio. Questo, per esempio, è quello che ho individuato io più vicino, diciamo, alla farm. La farm è questa, quindi lo spiazzale sarebbe in linea d'aria molto vicino, quindi vorrei acquistarlo. Costerebbe, volendo lo potrei anche acquistare ora, però ci penso su. Comunque, la mia idea è appunto acquistare questo spiazzale e piazzare un paio di produzioni. Ecco, mi sono catapultato, diciamo, nella zona dello spiazzale, ecco. Tra l'altro c'è pure in lontananza un silos di approvvigionamento idrico che potrebbe tornare utile se qualche fabbrica richiede, per esempio, acqua. Adesso mostro dall'alto questo spiazzale, un piazzale in cemento, giusto poi un ritocco con l'editor, ma non per, diciamo, per spianare, perché è già spianato perfettamente, più che altro per togliere questa vegetazione un po' spartana, diciamo. E più o meno un paio di produzioni potrebbero andare bene in questo spiazzale, quindi mi va più che bene come location iniziale. Ok. Dopo avervi mostrato ciò, riprendo a lavorare su questo campo in erba, riaccendo la falciatrice. Anzi, comincio a fare già avanti e indietro da questa parte, così mi muovo anche più velocemente, perché già ho fatto i contorni, quindi. Poi toccherà ranghinare e imballare. Devo pure dare un'occhiata all'operaio. Vediamo un po' se procede senza problemi. Vediamo un po' se. Ok. Avvicino un po' la visuale. Ripeto, non ho ancora deciso né quali produzioni attivare prima, né tantomeno che semine
semina, diciamo, piantare su questi campi, diciamo, che ho trovato. Però la mia idea è quella di farle coincidere con le prime produzioni, quindi con qualcosa che possa in qualche modo servire a una o due produzioni che piazzerò. Mi veniva in mente per esempio girasoli, quindi per cominciare magari ad avviare la fabbrica dell'olio di girasole potrebbe essere un'idea, oppure colza per fare biodiesel, insomma. Ecco, ho scelto le produzioni perché c'è proprio l'imbarazzo della scelta, ci sono tante, tante alternative. E quindi posso un po' orientare su tante diverse tipologie di produzioni e alternare e variare molto il gameplay, devo dire. Ovviamente non disdegnerò anche il bestiame, però ripeto, l'unica stalla che mi interessa avviare è quella quella bovina, perché è, diciamo, di default sulla farm, poi. Il bestiame animale dei bovini è sempre una delle attività, diciamo, che ho sempre avviato in una farm e quindi avvierò anche la stalla bovina. Giustamente poi ho acquistato anche questo campo in erba per fare puramente fieno, agione, insilato per alimentare le mucche. Anche se potrei anche variare qualcosa inserendo per esempio il pellet, quella potrebbe essere anche un'idea interessante. Utilizzare quindi il pellet di fieno al posto della razione mista, però era un'idea che mi balenava in mente, visto che si può anche fare questo, però poi ho pensato potrei utilizzare invece potrei diciamo fare la solita razione mista, eccetera, e quindi anziché fare pellet di fieno, prendere un'altra fabbrica e quindi sfruttare lo spazio che avrei occupato per il pellet di fieno per fare un'altra cosa, ecco, a livello di produzione. Dunque, io ho falciato questo campo. Direi adesso di arranghinare, andiamo a posare la falciatrice. Non avete idea del vantaggio che ho avuto nel sostituire il capannone iniziale a porte chiuse con questo aperto. Non avete. Perché era veramente stretto, facevo fatica ad inserire e ad uscire con le attrezzature, quindi ho preferito cambiare capannone. E allora?
A proposito di capannone, poi devo pensare anche a piazzarne uno per lo stoccaggio delle balle. Non ho ancora deciso, però probabilmente la zona ideale sarà quella vicino alla stalla. Anzi, senza dubbio sarà quella. Piazzare un piccolo capannone per lo stoccaggio delle balle e via. L'aiutante intanto ha completato il lavoro, quindi l'aratura è completata, poi ci darò un'occhiata. Per adesso devo ranghinare. Questo ranghinatore l'ho trovato di default all'avvio mappa. È abbastanza ampio l'apertura. Davvero un buon ranghinatore, diciamo. Non potevo trovare di meglio, diciamo. Almeno come attrezzatura iniziale, ecco. Argomento trattori. E allora, io in un primo momento volevo sostituire il New Holland e il Case Bro con qualche altro trattore. Poi alla fine ho deciso di tenere il Case Pro perché tutto sommato di base poi lo posso anche portare a ben 260 cavalli, quindi una cavalleria tutto sommato non indifferente, quindi almeno il Case Pro lo terrò sicuramente. Il New Holland, questo T6, vorrei pensarci su. Però al momento è l'unico diciamo, di questa cavalleria che può tornare utile, un po' un ranghinatore pure, il ranghinatore, il caricatore frontale, insomma. Devo valutare. E allora, facciamo giusto le ultime passate, poi andiamo ad imballare. Ok, giusto da questa parte.
Proprio in questa zona che sto passando adesso vorrei piazzare invece la trincea. Perché non ho altro spazio nei dintorni della farm e questo mi sembra, diciamo, il punto migliore, diciamo, dove poter fare un po' di pula di insilato, diciamo, in trincea, ecco. Ok, una bella arranghinata, adesso andiamo a imballare. Direi di pensarci dopo a posteggiarlo, per ora lasciamolo qui. Non dà fastidio per ora, poi ci penso dopo. E allora, pigliamo questa Galignani GDV. Questa Galignani faceva parte di un pack con piccole, diciamo, imballatrici da 4.000 litri, economiche, appena 30.000 euro. Li ho presa a noleggio, questa l'ho presa a noleggio giusto per darci un'occhiata. Ok, andiamo a imballare. Poi toccherà avvolgerle nella lamina e fare balle di insilato. Chiaramente non posso pretendere di avere una resa massima da questo campo, non avendo fatto manutenzione, l'ho preso così, diciamo, ad erba, già pronto, ma conto di fare poi manutenzioni e sistemarlo bene e quindi di sfruttare questo campo per il bestiame. Ok, sono arrivato a fare un'altra balla. Ok. Siamo un po' alla visuale. Proseguiamo. Altra balla pronta. Vedo di mostrarvi qualche altra balla, poi vado ad agganciare l'avvolgiballe e comincio a fare anche un po' di insilato. Quando saranno completamente fatte tutte le balle a terra, poi farò off camera la raccolta con quel
con quel caricaballe che vi avevo mostrato prima e che avevo già usato abbondantemente nella mappa brasiliana, se ricordate bene. Mi ero trovato bene, l'ho portato anche nella Ravensburg. E allora facciamo quest'ultima balla, poi procedo a passare un po' qualche lamina. Ok, proseguo dopo, quindi lasciamo questa balla, sganciamo la Galignani. E proviamo questa Bulgy Ball, anche questa l'ho presa a noleggio, una delle poche attrezzature che ho preso a noleggio insieme all'imballatrice. Giusto per darci un'occhiata, questa è una Ursus, ci ho messo una lamina verdina, sta molto bella, elegante. E allora, iniziamo da qua. Molto bella l'animazione. Facciamo anche questa. Quindi qua ce n'è altre due da fare. Quindi una è stata completata e poi mi tocca fare le altre. Riflettevo sul fatto che sono passato da un'ambientazione brasiliana fatta di terreni molto, molto ripidi, continui sali e scendi, a una mappa più o meno pianeggiante, devo dire, almeno all'apparenza. Imparerò a conoscerla anche questa, perché ripeto, non ho molta esperienza su questa mappa, l'ho avviata da poche ore, giusto per controllare che le cose funzionino perfettamente, e poi diciamo l'ho portata sul canale, questa è la seconda puntata. Andiamo a imballare, a mettere diciamo la lamina in quest'altra balla e poi proseguo dopo. Ah, c'è un'altra balla, però non lo so se la prende, ora vediamo. No, vabbè, lo faccio dopo quella. Devo spostare la Galignani. Lo faccio dopo allora. Ok. Va bene. Posiamo anche questa balla di insilato e spegniamo tutto. Qui l'operaio ha finito di arare.
Accendiamo il case e andiamo a posteggiare tutto. Parcheggiamo l'aratro. Io direi di agganciare questo erpice. Devo fare un po' di manovre e usciamo. Ok, senza problemi. Poi mi toccherà sistemare questo ranghinatore, insomma qualche attrezzatura ho lasciato un po' da qualche parte. Ecco qua. Dunque, io direi di cominciare a lavorare anche questo campo. Poi si deve fertilizzare. E vediamo anche se è cambiata la texture. No, sì, più o meno. Sì, qualche dettaglio, sì, è un po' cambiata anche la tessitura della coltivazione. Sì. Ok, io direi di lasciare l'operaio eseguire questo lavoro. Penso che se ne occupi senza problemi e torniamo in farm. Ok, allora fatto questo, fatto quello, io poi proseguirò off camera con le balle e poi farò anche la fertilizzazione. Ragazzi, il tempo è volato via purtroppo. Questo episodio numero 2 sulla Ravensburg finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, lasciate pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Vi lascio come sempre i miei saluti. Ciao ciao!